Ragazzi, qui c'è una di quelle occasioni che capitano poche volte nella vita e mi dispiace perché avrò veramente pochissimi minuti per raccontarvela, però posso guidare finalmente per qualche minuto, veramente poco, la Opel Manta GSE Electromod. E perché mi piace così tanto l'idea, oltre al fatto che è una macchina degli anni 70, quindi mi piace tantissimo, e il fatto che questa qua è Electromod, è elettrica, ma è a cambio manuale, cambio manuale. Come funziona? Nella buona sostanza hanno tolto quel motore 4 cilindri benzina che c'era sotto il cofano da un centinaio di cavalli, l'hanno letteralmente tolto e messo al suo posto un motore elettrico, classico motore elettrico qualunque, con 147 cavalli, 255 newton per metro di coppia, ma la cosa figa, fighissima proprio, è che l'hanno abbinato a un cambio manuale a 4 o 5 rapporti. Adesso non mi ricordo più, devo chiedere all'ingegnere lì dentro che sta andando via insieme al collega, però tra poco toccherà a me, però comunque l'hanno abbinato al cambio manuale, quindi ci sono tre pedali, frizione, cambio, però elettrico, quindi in realtà la frizione non serve per partire ma serve per cambiare marcia. E cosa serve cambiare marcia se in realtà il motore può girare da 0 fino a 10.000 giri, 12, quanti sono? È proprio quello che voglio capire, quindi adesso appena torna andiamo a farci un giro così ve la racconto. Ripeto, per pochi minuti, mi dispiace tantissimo, però sono veramente curioso, quindi andiamo a provarla subito. Ok. Clutch, che frizione? Second gear. Seconda, yeah. Ok. Via fra una mano. Yeah. Release the clutch, nothing happens. Ah certo, giustamente, perché sono un'auto elettrica. Ah sì, certo, giustamente non serve mettere partire con la frizione, perché ovviamente il motore elettrico, a differenza di quello termico, non ha bisogno di rimanere a un minimo di regime per rimanere in moto, può arrivare anche a zero e ripartire direttamente da zero, e quindi non c'è necessità. Ora sono partito in seconda perché tanto il motore elettrico ha un larghissimo range di giri, quindi ok, si comporta come un'elettrica fino ad oggi. Andiamo a destra. Ok, sono ancora in seconda, posso partire, posso fermarmi come fosse automatica senza che ci sia necessità di cambiare marcia. Ah, questo rumore. Now I get the turn. Ora vado come fosse un manuale. Ops. Ah, sì, e si comporta proprio come un manuale. Io vado a cambiare il rapporto proprio di conversione tra giri motore e giri ruota come fosse un cambio manuale, e per attuarlo devo tirare giù la frizione, naturalmente, per non andare a stressare le componenti del cambio. E quindi in questo modo anche questo fischio del motore termico, cioè del motore elettrico, scusate, abitudine. Anche questo fischio del motore elettrico mi aiuta a capire quando c'è necessità di cambiare marcia. Si comporta come se fosse un motore termico, ovvio il rumore è diverso, però in realtà cambia proprio il sibilo come se ci fosse necessità di andare a cambiare marcia. Quarta. Ed eccoci in quarta. Come... Accidenti, così sì che è un altro modo di guidare. Cioè, è sempre un'auto elettrica, quindi con tutti i vantaggi dell'auto elettrica, certo... Il cambio ha uno svantaggio, cioè il fatto che tende a disperdere calore, quindi in realtà è un componente inutile per un'auto che non ne ha bisogno. Non c'è motivo di mettere un cambio se non ce n'è proprio bisogno, perché in realtà perde rendimento. Però in questo modo aumenta decisamente di più il coinvolgimento di guida. Praticamente mi sta dicendo che non c'è neanche bisogno di andare a scalare marcia, io posso andare tranquillamente in terza o quarta in continua. Vado a mettere da quarta a seconda. Voilà, ho messo la seconda. Adesso ho ridotto naturalmente il rapporto per la seconda per queste basse velocità, lo sto usando come se fosse quasi un'elettrica, a metà strada fra elettrica monomarcia e manuale, è proprio una via di mezzo, posso scegliere di viaggiare sempre in terza e comportarmi come fosse un monomarcia, oppure magari esco dalla città, vado a cercarmi delle curve, ho cambiato marcia senza neanche pensarci, come fosse una macchina normale. E vado fuori città e mi diverto fra le curve serenamente come fosse un'auto manuale coinvolgente da guidare. Questo è uno spettacolo. Questo è un ottimo modo per aumentare il coinvolgimento anche di auto che non possono contare sul suono del motore. Metto potenza. Senti il tuo fischio? Sì. Il coinvolgimento è devastante. È un altro livello. Mi rendo conto che le auto elettriche hanno una serie di vantaggi, fra cui la potenza. Naturalmente qua non c'è quella coppia devastante delle auto elettriche monomarcia, così, anche perché la potenza non è eccessiva, però io la sacrifico volentieri tutta quella roba per avere questo coinvolgimento. Se si guida come un'auto normale, anche il rumore viene meno in quel momento, anche l'idea del motore a scoppio, che è bellissimo, lo adoro, mi piace, lo voglio, però viene meno nel momento in cui posso divertirmi comunque con il cambio, mi coinvolge. Spettacolare, no? È fatto veramente molto bene. Poi vabbè, naturalmente è un cambio normale senza dover fare doppiette, ma
posso usarlo sia manuale sia lasciare in terza, quarta e andare normale. Spettacolo, questa è un'idea, è geniale, è proprio divertente, è coinvolgente, è proprio coinvolgente. Adesso devo fare manovrina, quindi metto la seconda, voilà, e vado a sinistra. No, è uno spettacolo, ed è pure intuitivo. Pensavo di aver paura all'idea di, sai come faccio a capire quando cambiare marcia nel momento in cui non ho un rumore? E invece il rumore del cambio stesso ti aiuta a capire quando devi cambiare marcia. No, è geniale, è geniale. Geniale. You did it the best, for the first time. You did it best. Yeah. Thank you, it's been a real pleasure, very, very much, thank you. Che spettacolo, meraviglioso. Questo è veramente un modo intelligente, intelligente per aumentare il coinvolgimento di guida. Non è la potenza diverte sì, ma questo coinvolge. Quindi non è questo il vero, non è la potenza il vero punto fondamentale, è il quanto ti diverte guidando. Questo è veramente interessante, molto molto figo, molto molto figo. Fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti, io spero che arrivino auto manuali elettriche in produzione, capisco gli svantaggi della perdita di efficienza, ma spero che arrivino, perché è tutto un altro modo di guidare, veramente un altro. Fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti, ci vediamo al prossimo video, sempre qui su Automoto. Ciao ciao!